La prima testimonianza è Salvatore Crisafulli, un nome che forse qualcuno di voi conosce. La vicenda Crisafulli è stata fatta in testa sulle pagine delle storie nazionali. Salvatore Crisafulli era nelle posizioni di Roana, anche lui vittima di un incidente stradale alla sua città di Catania, entrò in uno stato vegetativo. Per anni Salvatore era in uno stato vegetativo e poi i parenti però non si arresero, lo portarono in vari centri, lo assistessero con tutto l'amore che potevano dargli e alla fine Salvatore poco tempo fa è uscito dallo stato vegetativo. Salvatore ora può comunicare, ma voglio che sia che siano le parole stesse di Salvatore a risuonare qui la nostra sera. Ho parlato dei suoi discorsi col fratello che lo segue, Pietro, e gli ho chiesto in Barcellona testimonianze, mi ha detto faccio scrivere a Salvatore. Salvatore non può parlare, non ha recuperato la parola, ma riesce a scrivere col computer. Questa, che vi leggo adesso, è la testimonianza di Salvatore. Oggi ho quasi 43 anni. Sono stato vittima di uno spaventoso incidente stradale, come il Luana Englaro, avvenuto a Catania l'11 settembre del 2003, riportando danni cerebrali diffusi. Sono entrato in coma, successivamente trapassando lo stato vegetativo permanente. Ho vissuto nell'incubo per quasi 2 anni, ma nel 2005 mi sono risvegliato e ora riesco a raccontare che io sentivo e capivo tutto. Durante il mio stato vegetativo io avvertivo e sentivo di avere fame e sete, non avvertivo solamente il sapore del cibo. Finalmente oggi riesco a sentire il sapore del cibo perché riesco a essere nutrito dalla bocca. Io sentivo ma nessuno mi capiva, capivo cosa mi succedeva intorno ma non potevo parlare, non riuscivo a muovere le gambe, le braccia e qualsiasi cosa volevo fare, ero imprigionato nel mio stesso corpo, proprio come lo sono oggi. Provo per tutta la mia disperazione con il pianto, con gli occhi, i magneti, i medici troncavano ogni speranza, per loro ero un vegetale. Mi dicevano che i miei movimenti oculari erano solo casuali. Sentivo i medici dire che la mia morte era solo questione di tempo e iniziavo ad aprire e chiudere gli occhi per attivare l'attenzione di chi mi stava attorno. I medici parlavano sempre di stato vegetativo permanente e reversibile. Io riesco a comunicare tramite un computer, selezionando con gli occhi le lettere sullo schermo. Oggi, a distanza di quasi 5 anni, vivo paralizzato. La mia patologia è quella che si chiama sindrome Lockedin, l'uomo incatenato. La mia storia la raccontai anche a Sir George Welby, supplicando inutilmente di lottare per la vita. Dal mio letto, quasi resuscitato la vita, voglio gridare a tutto il mondo il mio straziante e silenzioso urlo. Questa sentenza di morte emessa nei confronti di Luana Englaro è veramente una sentenza agghiacciante, se applicata. Si inizia la nuova era dell'eutanasia con l'eliminazione di tutti i disabili gravissimi che aspettano e sperano anche nella scienza. Il mio è il pensiero semplice di chi ha sperimentato indicibili sofferenze fisiche e psicologiche, di chi è arrivato a sfiorare il baratro oltre la vita, ma era ancora vivo, di chi è stato lungamente giudicato dalla scienza un vegetale, senza possibile ritorno tra gli uomini, e invece sentivo irresistibile il desiderio di comunicare a tutti la mia voglia di vivere. Durante quegli interminabili anni di prigionia nel mio corpo intubato, ero io il muto, o eravate voi, uomini, troppo sapienti e sani, i sordi. Ringrazio i miei cari, che soli contro tutti non si sono mai stancati di tenere accesa la fiammella della comunicazione con questo mio corpo martoriato e con questo mio cuore affranto, ma soprattutto con questa mia anima, rimasta intatta e vitale, come me la diede Dio. Ringrazio chi, anche durante la mia vita vegetale, mi parlava come uomo, mi confortava come amico, mi amava come figlio, come fratello, come padre. Dove sarebbe finita l'umana solidarietà? Se coloro che mi stavano attorno durante la mia sofferenza avessero tenuto d'occhio
solo la spina da sfilare del respiratore meccanico, pronti a cedermi come trofeo di morte, col pretesto che alla mia vita non restava più dignità. Sì, la vita, quel dono originale, irripetibile divino, che non basta la legge o un camice bianco a togliercela, addirittura chissà come a fin di bene, con entità travestita da finta dolcezza. Credetemi, la vita è degna di essere vissuta sempre, anche da paralizzato, anche da intubato. Signor Presidente della Repubblica, solo il suo intervento, ma con i fatti, potrà evitare ulteriori richieste di eutanasia. In alternativa, ordini di chiudere tutte le parti di rianimazione. Un saluto a tutti i partecipanti alla manifestazione per Eluana, Salvatore Crisafulli. Grazie. Sono delle testimonianze che lui...